Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Io sono Marina e oggi vi accolgo io in questa nuova puntata di Vie Naturali. Vi aspettavate Silvia in una puntata 2 come al solito nel format di Vie Naturali, invece sono da sola perché Silvia, la nostra direttrice, è a Grosseto per il progetto con le scuole di cui sta raccontando sui social della radio. Social che se ancora non seguite vi consiglio di farlo. Io oggi vorrei proseguire ancora una volta nel racconto del mio amato Ponente Ligure. Nelle scorse puntate, insieme a me, abbiamo percorso la Riviera di Ponente, il suo entroterra, partendo da Ventimiglia, andando verso Sanremo, arrivando fino al Golfo di Anese. Ecco, questa volta vorrei portarvi ancora più a est, tra Alassio, Albenga e nell'entroterra raggiungere il borgo medievale di Zuccarello. Diciamo che tra Cervo, che è l'ultimo borgo del Golfo di Anese che abbiamo affrontato la volta scorsa, e Alassio, in realtà ci sono altri due centri, due borghetti lungo la costa della Riviera di Ponente. Uno è Andora, che è principalmente un borgo di mare di formazione molto recente, anche se in realtà ha un nucleo medievale, molto ridotto, molto piccolo, in collina. Costituito dal castello e da una chiesa romanica molto molto bella che si vede dall'autostrada, tra l'altro. Però al di là di quello, diciamo che Andora è più che altro la lunga spiaggia che si sviluppa lungo questa valle formata dal torrente Merula e che insomma praticamente solo in anni recenti, diciamo dagli anni 60 del Novecento in avanti, si è sviluppata in maniera urbana. Ecco. Poi andando oltre si raggiunge l'Aiguella. L'Aiguella è un pochino più strutturato come borgo medievale, proprio borgo medievale sul mare, un piccolo borghetto di pescatori, tra l'altro molto suggestivo, perché lo si può attraversare tranquillamente, c'è cioè i carruggi addirittura con scorcio sul mare, quindi insomma è molto molto romantico se vogliamo, in una sera d'estate, ma anche d'inverno, anzi d'inverno è ancora più romantico che non c'è veramente nessuno. Io lo consiglio a chi volesse passare una serata di San Valentino alternativa, ecco, l'Aiguella può essere il posto giusto. Dall'Aiguella parte una lunghissima spiaggia, percorsa tra l'altro dalla via Aurelia, quindi lungo l'Aurelia noi vediamo questo mare incredibile. Intanto in mare all'orizzonte noi intravediamo l'isola Gallinara che sorge di fronte ad Albenga, una piccola isola a forma di tartaruga, molto, quindi molto riconoscibile, ecco, nel momento in cui la si vede per la prima volta. E raggiungiamo Alassio. Ecco, io mi vorrei concentrare un attimino su Alassio. Perché Alassio è sì, anche lei nasce come borgo di mare, borgo di pescatori, appunto sul mare. Però, differentemente dall'Aiguella, che rimane tale, rimane il borghetto, appunto di quattro piccole case, che solo poi nella seconda metà del Novecento si è sviluppato in senso moderno, diciamo, Alassio invece ha una sua prima fase di sviluppo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Se vi ricordate quando parlavo di Sanremo e di Bordighera in qualcuna delle puntate precedenti, ho fatto una lunga digressione sullo sviluppo di questi centri a partire dalla ricettività e dall'accoglienza che è stata fatta agli inglesi e a russi, insomma, agli stranieri che venivano in Riviera a svernare perché c'era il clima migliore, salubre, per poter curare le malattie respiratorie di cui evidentemente nei loro paesi umidi e piovosi soffrivano. Il fatto di venire dall'Inghilterra, prendiamo appunto il caso dell'Inghilterra, in Riviera, quindi dall'Inghilterra che era molto sviluppata, che poi queste erano persone di un certo livello sociale oltre che culturale, quindi con come dire, danarose, mettiamola così, e arrivavano però in zone che non avevano niente se non appunto il borghetto di pescatori e il pescatore che parlava in dialetto. Queste persone, oltre a venire a svernare, hanno fatto anche una grossa operazione di sviluppo sociale e civico e urbano, urbanistico anzi, delle località nelle quali si sono variamente insediati. Alassio è una delle località in cui una comunità inglese si è insediata. E ci sono stati personaggi di un certo livello, c'è stato un pittore, Richard West, che alla fine dell'Ottocento dipinge e in qualche modo fissa nel tempo dei paesaggi che non ci sono più. Io che sono
ho studiato addirittura per la tesi di laurea, quindi si parla di quasi 20 anni fa, l'evoluzione del paesaggio agrario ligure, ho trovato nella Richard West Memorial Gallery, che è una sezione della biblioteca inglese di Alassio. Ho trovato una serie di dipinti fatti appunto da questo Richard West che sono stati fondamentali per il mio lavoro di ricerca nella ricostruzione di questo aspetto del paesaggio ligure, che era peraltro legato ai pozzi, all'utilizzo dei pozzi, particolari pozzi a bilanciere che si trovano realizzati in maniera monumentale soltanto in Liguria, altrove invece se n'è persa traccia. Scusate la digressione, però questo per dire che comunque ad Alassio, a un certo punto, verso la fine dell'Ottocento, si forma una comunità inglese molto grossa e appunto con un livello culturale veramente elevato, perché appunto Alassio richiama artisti come questo pittore Richard West, richiama scrittori, richiama poeti. È un luogo in cui veramente si fa cultura. Oltre che ovviamente si fa, come dire, si aiuta la popolazione locale, donando comunque, facendo sì che possano essere realizzate scuole, strade, edifici, più in senso moderno, come dire. E Alassio a questo punto ha sviluppato una certa sua personalità che, anche quando è venuto a mancare, a decadere, insomma, questo turismo d'élite inglese, e quindi parlo dalla seconda guerra mondiale in avanti, ha saputo comunque reinventarsi. Io credo che chi tra di voi è più âgé, diciamo così, sicuramente ha sentito parlare della ragazza del muretto. Miss Muretto, insomma, era praticamente come dire, una competizione, chiamiamola così, una sorta di Miss Italia Internos. Di sfilata, di moda, di elezione della reginetta dell'estate, che si faceva appunto presso questo muretto di Alassio, che negli anni è stato decorato con una serie di ceramiche artistiche realizzate da artisti particolari, firmate da artisti di altro tipo, sempre particolari. Quindi c'è stato tutto uno svilupparsi di un brand, che era appunto il muretto, che ha fatto sì che Alassio raggiungesse negli anni 60 e 70 in particolare, come dire, la notorietà nazionale. Per il resto, che cos'è Alassio? Alassio, dal punto di vista turistico, io intendo oggi, Alassio ha mantenuto l'aspetto, nella parte più vicina al mare, l'aspetto del borghetto medievale, quindi c'è il famoso budello di Alassio, che non è altro che la via principale, molto stretta, una sorta di carruggio un pochino più ampio, sulla quale però nel corso del tempo si sono aperti tutta una serie, sono stati costruiti, ricostruiti, abbattuti, ricostruiti una serie di palazzi, per cui l'aspetto medievale è un pochino medievale, insomma, cinquecentesco, seicentesco, è un pochino venuto meno. Alassio è diventata come dire, la Forte dei Marmi della Riviera di Ponente, quindi insomma un luogo in cui c'erano tutte le boutique, tutti i negozi fighetti, tutte le grandi marche avevano il loro negozietto lì. Io vi parlo degli anni 90 fino agli anni 2000. Credo che il trend più o meno ci sia ancora adesso, però io effettivamente è da anni che non frequento, però comunque rimane nell'aria questo senso di cittadina un pochino fighetta, un pochino più sofisticata rispetto comunque agli altri borghi del Ponente Ligure che abbiamo visto fino ad ora. E soprattutto Alassio è famosa per i baci. Cosa sono i baci di Alassio? I baci di Alassio sono dei biscotti al cioccolato, molto semplicemente. Sono praticamente due anime di cioccolato e nocciola che unite insieme a una crema di nocciola, e sono un dolce dolcissimo, che ve lo dico a fare, e che è diventato talmente un marchio identificativo che praticamente ogni altro borgo del Ponente Ligure c'ha i suoi, quindi il bacio d'Alassio è quello originale, ma poi se andate a Diano Marina c'è il bacio di Diano Marina, se andate a San Bartolomeo c'è il bacio di San Bartolomeo al mare, e avanti così, perché è diventato effettivamente un brand, è diventato un
un dolce molto identificativo. Il bacio di Alassio originale è il bacio di Balzola. Balzola è questa pasticceria che si trova nel centro del budello di Alassio, dove c'è una piazzetta piccolina ma molto carina, insomma, sulla quale affacciano appunto, oltre a Balzola, almeno altri due localini dove ci si può fermare a prendere un caffè, a prendere un aperitivo a seconda di quello, dell'orario e di quello che ci va. E Balzola è questa pasticceria storica che ha inventato i baci di Alassio e che tuttora è la maggiore produttrice di baci, produttrice e spacciatrice di baci di Alassio. E con questa nota, come dire, culinaria molto molto dolce, io lascerei Alassio e mi sposterei verso Albenga. Albenga, dice il saggio, dice un detto popolare sempre ripreso da mia madre, io non ho mai capito perché. Albenga, chi non c'ha da fare non ci venga. Ora io, per motivi vari nel corso della mia adolescenza e poi anche diciamo prima età adulta, ci sono dovuta andare spesso, ci sono andata spesso e volentieri, l'ho frequentata molto Albenga, e devo dire che è una cittadina bellissima, vivibilissima, con un centro storico veramente esagerato. Ma io di questo centro storico ve ne parlo tra poco. Adesso facciamo una breve pausa musicale e appunto a tra poco, così vediamo Albenga. Rieccoci a Via Naturali. Se vi siete collegati ora, non preoccupatevi se ci sono solo io, Marina, in puntata, perché Silvia Grosseto per il progetto con le scuole. Noi fin qui abbiamo parlato ancora di Ponente Ligure, in particolare di Alassio, e abbiamo iniziato a parlare di Albenga appena introdotta, e proprio da qui da Albenga ripartiamo. Ora, Albenga ha una storia veramente, veramente antica. È di una fondazione romana e si chiamava Albium Ingaunum, come città romana sono arrivate fino a noi diverse testimonianze, a partire dal teatro, da un ponte, cosiddetto Ponte Lungo, che era un ponte sul fiume Centa, e poi una serie di altri monumenti, tra cui appunto le terme nel complesso di San Clemente, che sta peraltro nell'alveo del fiume Centa. Fiume Centa che è il risultato dell'unione di due fiumi, il Neva e l'Arroscia. Inizialmente Arroscia e Neva erano due fiumi separati, poi proprio i romani deviano il corso del Neva facendo sì che confluisca da una sola parte, in questo modo si può sviluppare per bene la città di Albenga. Albenga è una città poi che ha una forte continuità di vita nel tempo, per cui la città romana è rimasta, diciamo, sotto la coltre di detriti e soprattutto di demolizioni, appunto, degli edifici romani, dovuta principalmente al fatto che la falda acquifera si alzava, e come sempre accade soprattutto nelle città con continuità di vita, si alza in qualche modo il livello di calpestio, diciamo, il livello della città contemporanea, mettiamola così, e su quel livello si costruiscono edifici della nuova città. Questo si nota molto bene, soprattutto se si visita, se si vede, se si entra nella cattedrale di Albenga e nel vicino battistero monumentale. Il battistero in particolare è un battistero paleocristiano di V secolo probabilmente, è caratterizzato da piccolo ma bellissimo mosaico policromo nella nicchia centrale, nella nicchia praticamente di fronte all'ingresso principale dell'edificio. Battistero monumentale che nella sua costruzione, praticamente nella costruzione della volta originale che lo copriva, vedeva reimpiegate delle anfore romane che avevano la funzione strutturale di alleggerire il peso del tetto sulla struttura. Cosa è successo? È successo che alla fine dell'Ottocento, nel fare lavori di restauro al battistero, si è pensato, insomma, di rifare il tetto perché considerato moderno, c'era un po' una moda per cui bisognava riportare le strutture all'antico splendore. Questo tetto a volta sembrava moderno e quindi
l'ispettore dell'epoca, il funzionario dell'epoca, decise di eliminare quel tetto e farne costruire uno in legno a capriate normalissimo. E lì ci si accorse che invece il tetto era assolutamente originale, appunto con queste anfore. Queste anfore stanno ancora esposte all'interno del battistero, battistero che comunque continua ad essere utilizzato almeno la notte di Pasqua dal vescovo per battezzare i nuovi battezzandi, mettiamola così. Accanto al battistero sorge la cattedrale romanica di Albenga, che è una cattedrale bellissima, e anche in questo caso, non vi ho detto appunto, per accedere al battistero bisogna scendere di un paio di metri, io direi, rispetto al piano stradale contemporaneo per poter arrivare al livello del battistero. Per entrare in chiesa, nella cattedrale, uguale, cioè si entra, la facciata è a livello della strada tranquillamente, ma quando si entra bisogna scendere dei gradini per arrivare al livello originale. E anche questa è una cosa molto molto particolare, ma che ci testimonia del fatto che appunto la città è cresciuta su se stessa nel corso del tempo, e che appunto se volessimo scavare tutta quanta la città, al di sotto troveremmo di sicuro cose. E io a questo punto ne approfitto per raccontarvi un episodio che mi ha visto protagonista, perché io sono archeologa e ormai siamo nel 2024, 18 anni fa, mamma mia, se ci penso mi vengono i brividi. Io ho scavato in una piazzetta che sta molto vicina alla cattedrale, Piazza delle Erbe, perché dovevano essere fatti dei lavori di fognatura o comunque dei lavori pubblici importanti e improcrastinabili. Scavando subito sotto la pavimentazione della piazza vennero in luce le strutture relative a una chiesa. Era la chiesa di San Teodoro, che era stata demolita nel 500 dopo essere stata trasformata in magazzino. E scavando, noi siamo riusciti ad arrivare fino ai livelli più antichi, e abbiamo scoperto che questa chiesa si impostava naturalmente su strutture molto poderose di età romana. E quindi, insomma, l'antica città romana di Albiomingaunum in qualche modo pervade tutta la Albenga moderna. Tra l'altro, non solo a livello di strutture, ma anche a livello di reperti importanti che sono stati trovati. C'è appunto un museo ad Albenga in cui è esposta una coppa di vetro proveniente appunto da scavi di Albenga, che è un capolavoro assoluto di arte e della lavorazione del vetro di età romana. E non è, insomma, questo non è l'unico oggetto degno di nota rinvenuto ad Albenga. Un altro museo di Albenga piuttosto importante è il Museo Navale Romano. Questo museo ha una storia un po' particolare, nel senso che è stato fondato da Nino Lamboglia, che è questo archeologo nato a Imperia all'inizio del Novecento, il quale praticamente è un pochino l'inventore dell'archeologia subacquea. O meglio, a fronte di sempre più cospicue e frequenti scoperte, rinvenimenti da parte di sub di anfore, di oggetti provenienti dal fondo del mare, Nino Lamboglia si rese conto che forse in fondo al mare c'erano dei relitti che aspettavano gli archeologi per essere scavati e non i cercatori di tesori che ci sono sempre stati. Allora ha inventato tutto un sistema per poter effettivamente realizzare degli scavi subacquei. Nino Lamboglia non sapeva nuotare, tra l'altro questa cosa gli sarà fatale perché morirà proprio annegato nel porto di Genova, perché la macchina che lo doveva portare in traghetto praticamente ha in qualche modo perso la strada e quindi lui è finito in acqua con tutto l'autista ed è morto annegato. Ma al di là di questa tragica, di questo tragico epilogo, Nino Lamboglia voleva controllare di persona gli scavi, quindi si fa costruire tutta una sorta di camera in cui lui si poteva entrare senza nuotare, andava sul fondo del mare, diciamo così, su cui era adagiato il relitto della nave romana, e da lì dirigeva le operazioni di scavo. E in effetti, di fronte alla costa di Albenga, era venuta in luce, era stata individuata una nave romana, quella che poi appunto viene chiamata nave romana di Albenga. Viene recuperato il carico di questa nave e viene quindi allestito il Museo Navale di Albenga, che si trova praticamente nella piazza antistante la cattedrale, quindi è tutto lì. Quando voi andate ad Albenga voi trovate tutto praticamente nel giro di 100 metri, ecco.
come viene allestita questa nave? Viene allestita con una soluzione, scusate, questo museo viene allestito per far capire l'importanza e come funzionava, insomma, la stiva di una nave romana, viene allestito nella maniera più semplice ed efficace che si possa pensare. Ovvero, l'Amboglia fa costruire ex novo, quindi d'invenzione, non hanno recuperato i legni, ma fa costruire una fiancata della stiva della nave, all'interno della quale colloca tutte le anfore rinvenute, tutte messe a display. Quindi quando si entra in questa sala si rimane a bocca aperta, perché tu ti vedi questa fiancata di nave con tutte queste anfore piazzate e davvero dici wow! Ma wow proprio, questi erano veramente i tir, questi erano i container dell'antichità. Queste navi solcavano il Mediterraneo, dirette nei vari altri porti del Mediterraneo per portare merci in un mercato globale comune che era il mercato dell'impero. Una roba pazzesca che noi vediamo fisicamente davanti a noi mentre quando visitiamo appunto il Museo Navale Romano di Albenga. E ora, dopo questa botta di archeologia, facciamo una nuova pausa musicale, ci risentiamo tra poco. Rieccoci a Vie Naturali. Lasciamo ora Albenga e il suo illustre passato romano e medievale per risalire l'entroterra fino al piccolo borgo di Zuccarello. Prima di lasciare Albenga però vorrei dire un paio di cose. Allora, innanzitutto Albenga, il centro storico di Albenga è un centro storico vivo, cioè non è musealizzato e basta, ci sono botteghe, ci sono negozi, c'è vita, assolutamente tanta tanta vita, e io consiglio veramente di perdersi tra le sue stradine, di attraversarlo da parte a parte e non solo visitare i musei, le chiese, il battistero, ma proprio di viverne la quotidianità, perché ne vale la pena. Tra l'altro poi Albenga comunque si sviluppa poi tutto verso il mare, mentre il centro storico rimane un pochino nell'interno rispetto alla linea di costa che negli anni, nei secoli diciamo, è molto avanzata, e si sviluppa appunto verso il mare, quindi poi sul mare c'è tutta una serie di spiagge in una serie continua che praticamente fa Albenga, Ceriale, Loano e avanti così fino a Savona, si potrebbe quasi dire, no, non esattamente, perché poi insomma ci sono un paio di zone di come dire di costie, di scogli e di promontorio, però diciamo che insomma c'è da Albenga parte una lunghissima serie di spiagge volendo, ecco. Ma noi invece non vogliamo andare al mare, anche perché inverno fa freddo, vogliamo invece andare verso l'entroterra. L'entroterra di Albenga è pieno di sorprese. Innanzitutto la piana di Albenga, quella che si sviluppa intorno al fiume Neva, come vi dicevo prima, uno dei due affluenti che insomma forma il fiume che sfocia ad Albenga. Lungo questo fiume si è formata nel corso dei millenni una piccola, tutto sommato, pianura, se pensiamo alle grandi pianure dedicate all'agricoltura di altre parti d'Italia, quindi una piccola pianura, però diciamo che la piana d'Albenga si difende molto bene e ha delle cultivar particolari, perché ad Albenga, nella piana d'Albenga appunto viene coltivato il carciofo violetto, viene coltivato l'asparago violetto, siamo tutti violetti ad Albenga, e poi è una zona vinicola molto interessante perché è sufficientemente vicino al mare per ricevere il salmastro dalla brezza e dalla terra, ed è una viticoltura di pianura, appunto, perché appunto è fatta nella piana. In particolare nella zona di Salea, Ortovero, questi piccoli centri dell'entroterra c'è una serie di vigneti, e il vino di punta, il vitigno di punta è il Pigato, che dà un vino bianco, aromatico, molto particolare, può piacere o non piacere, perché ha un gusto molto, molto sentito, ma ha una personalità molto forte, che quindi può piacere o non piacere. A me sulle prime inizialmente non piaceva, ora, oggi che ho una conoscenza dei vini un pochino più
mi auguro più ampia. Devo dire che invece ne apprezzo le caratteristiche perché ci sento proprio il mio territorio d'origine, ecco, quel territorio aspro che solo i liguri sanno riconoscere e interpretare come proprio. Vabbè, detto questo, vale la pena di ricordare che proprio a Salea, che è appunto una delle località in cui ci sono la maggior parte, si concentra la maggior parte dei vigneti, ogni anno verso fine agosto, inizio settembre c'è la sagra del Pigato, la festa del Pigato, che dura circa una settimana ed è quasi una fiera, un'occasione non solo per mangiare e bere, ma anche per acquistare prodotti tipici, vini per l'appunto. È una cosa che una manifestazione che io ricordo sempre con affetto, perché quando ero appunto ragazzina, si fa per dire, insomma, quando ero universitaria, che quindi potevo anche già volendo bere il vino, essendo certa di non guidare, ecco, diciamola così. Andavo con la mia compagna di amici sempre alla sagra di Salea ed era una festa, era veramente una festa, incontravamo un sacco di gente che si conosceva, era proprio bello e credo che questo clima si conservi ancora oggi. Ma noi superiamo Salea, superiamo i vigneti e arriviamo un po' più avanti, arriviamo a Zuccarello. Zuccarello è un piccolo borgo ligure, dominato a suo tempo, all'epoca, da un imponente castello che stava sulla cima della montagna che domina la valle su cui sorge, la piccola stretta valle su cui sorge per l'appunto Zuccarello, alla confluenza del suo affluente con del suo fiume con il Neva, e caratteristico Zuccarello per il suo tipico ponte a schiena d'asino che appunto attraversa il suo torrentello. Questa è proprio l'immagine della cartolina di Zuccarello. Zuccarello ha questo ponte di pietra a schiena d'asino, proprio medievale, il classico ponte di pietra. E quindi tutti fanno la foto da Instagram, la foto da cartolina, proprio mettendosi su questo ponte. In realtà Zuccarello è molto interessante perché comunque ha la struttura tipica dei borghi medievali liguri dell'entroterra. Quindi ha i portici, che sono una cosa che sulla costa non si trova. E sono portici bassi, tozzi, perché le colonne che li sorreggono, diciamo così, sono colonne in pietra, questa è la pietra di Cisano, quindi una pietra locale, molto larghe, molto tozze, fatte per sostenere il peso dei piani superiori in muratura. L'effetto è quello appunto di un porticato sui due lati della strada molto, pe molto pesante, ma anche molto, come dire, molto resistente, molto protettivo in qualche modo. E in effetti, insomma, è una soluzione architettonica che è durata fino ai nostri giorni. E poi, insomma, a Zuccarello comunque non c'è solo questa via principale, ma ci sono tutta una serie di piccoli carrugetti che in qualche modo conducono fino al fiume. Fiume che evidentemente ha giocato un ruolo importante nella vita medievale del borgo. Ci saranno stati mulini, ci sarà stata un'attività importante a livello anche di sfruttamento dell'acqua per le coltivazioni. Si conservano ancora dei beodi di derivazione dell'acqua. I beodi sono praticamente delle canalette artificiali che appunto dal fiume prendevano l'acqua, captavano l'acqua per incanalarla, per portarla dove serviva, quindi nei mulini, negli opifici, in quello che serviva. Un'altra cosa importante di Zuccarello è che ha dato i natali a Ilaria del Carretto. Ilaria del Carretto è una nobile appunto di Zuccarello, il cui monumento funebre noi ritroviamo, guarda un po', a Lucca. Quindi da Zuccarello a Lucca, questa nobile ligure, diciamo così, aveva trovato marito, si era sposata con un'importante personalità di Lucca, e mi perdonerete se non ricordo il nome in questo momento, però davvero un personaggio un po' importante, il nome di Ilaria del Carretto è noto, e le viene realizzato questo monumento funerario di Ilaria del Carretto che quando lo si vede è commovente, per quanto sembra che la fanciulla, insomma, questa donna sembri quasi addormentata e basta, e non è una statua di una dolcezza, di una sensibilità che lascia davvero senza fiato. Se passate da Lucca e la vedete, insomma, non potrete non amarla. Io avevo detto solo Zuccarello, però già che ci siamo farei un piccolo salto un pochino più su
a trovare un altro, ad andare a vedere un altro borgo che è Castelvecchio di Rocca Barbena. Un borgo, questo è veramente un borgo arroccato. Sulla cima del colle si fa per dire perché siamo comunque abbastanza in alto, comunque sulla cima del colle sorge il castello. Castello che è proprietà privata, quindi non è visitabile. Però ci sono nel paese dei pannelli esplicativi che ci danno qualche modo di vedere l'interno. E poi il borgo è, come in tutte, nella classica tradizione dei borghi liguri, appunto un susseguirsi di carruggi dentro e fuori, luce e buio, e una piazzetta, e soprattutto la cosa che mi è piaciuta molto di Castelvecchio di Rocca Barbena è l'attenzione al verde, cioè ci sono queste case che hanno proprio voglia di essere fiorite. L'ho trovata una cosa molto 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 carina. Castelvecchio di Rocca Barbena è, essendo molto lontano, diciamo pure, dalla costa e dal Benga, è poco frequentato, soprattutto fuori stagione, ma anche in estate, perché ci sono state in estate e devo dire che non c'era tantissima gente. Però è un borgo che vale la pena di visitare perché dà delle soddisfazioni, fa vedere soprattutto come sono i Liguri per davvero e com'è un borgo ligure che ancora non è stato in qualche misura traviato dalla corsa al turismo a tutti i costi. E io direi che con Castelvecchio di Rocca Barbena, con questo piccolo flash che spero vi abbia incuriosito, direi di concludere in qualche modo. Quindi siamo giunti alla conclusione di questa puntata. Io spero di essere stata all'altezza della situazione e di essermela cavata da sola alla conduzione. In ogni caso, ci troviamo il mese prossimo. Vi prometto che con la Liguria per ora finisco qui, ma non è detto che in futuro non ritorno da queste parti. Un grande saluto a tutti quanti voi e alla prossima!